Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti in questo piccolo salotto in cui parleremo di tempo gentile e lo faremo con Barbara Reverberi, mentore gentile e autrice del libro C'è tutto il tempo quando sei gentile, con Assunta Corbo, giornalista e autrice della prefazione del libro, e Daniele Greco, che è il fondatore della casa editrice La Traccia Buona, che l'ha pubblicato. Buongiorno a tutti. Grazie Claudio, grazie a Daniele e ad Assu per essere qua. Un bacio. Sarà una puntata gentile questa, grazie quindi. A te, Barbara. Speriamo. Allora, Barbara, il tuo libro è un invito a prendere il controllo della propria vita e a prendersi cura del proprio tempo interiore. Parla di tempo gentile e come e quando hai scoperto l'importanza dell'approccio gentile nella tua vita e com'è cambiata, se è cambiata la tua vita, praticando gentilezza e facendolo diventare uno stile di vita? È una domanda tosta, la divido. Allora, io sono fortunata perché ho conosciuto la gentilezza da bambina, e tu lo sai bene, ma gli altri no. Però sono molto, molto fortunata, nel senso che ho avuto veramente una famiglia gentile che mi ha sempre accompagnato nella vita, anche nelle grandissime difficoltà. E quindi la gentilezza di fatto l'ho conosciuta in un ambiente molto coeso, in un ambiente anche, ad esempio, ricordo da bambina che, insomma, vivendo in centrissimo a Milano, il quartiere dove vivevamo, che era proprio sotto la Madonnina, devo dire, era straordinario ed era un paese, quasi un paese. Quindi le persone anche anziane che erano clienti della mia mamma, che aveva questa latteria in pieno centro, quando ero in giro mi sorridevano, mi redarguivano anche con gentilezza, ma se non potevo fare niente, cioè altro che, come si chiama oggi, la tutela del vicinato, lì quella cosa, ecco, io ce l'avevo proprio dentro, no? E quindi non potevo fare cose strane anche per la strada, ma ero sempre in realtà vigilata e osservata a distanza, ma con grandissimo affetto. Quindi ho conosciuto un ambiente gentile, sono cresciuta sicuramente in un ambiente gentile. Poi, come tutti gli adolescenti, non ero tanto gentile, quindi ho fatto una fase un po' critica anche della mia vita, con grande consapevolezza. Forse tu, Claudia, che mi hai conosciuto in quel tempo, vabbè, non che non fossi, però avevo i miei momenti, no? Vabbè, però poi si cresce, ma c'è un tempo per tutto, no? E quel tempo era dedicato ad essere adolescenti e a crescere. Brava, ti ringrazio di questa cosa che fa molto self-compassion e anzi mi aiuta. Mi aiuta. No, perché ci frequentavamo, quindi sai. Hai capito, e io so che tu sai, quindi non posso mentire. Detto questo, poi invece anche qui, dopo insomma, un periodo più impegnativo, lavoro, figli, quindi la famiglia che cresce, la famiglia che cambia, perché poi c'è stato un momento critico, quindi la separazione, il divorzio e tutto questo mi ha portato a fare delle grandissime riflessioni anche nella sofferenza, nel senso che io credo che anche quando si prova dolore si impara tantissimo e ci sono, come dire, dei salti evolutivi, mi viene da dire così, no? E lì ho fatto un po' le mie scelte e le mie scelte sono state quelle di trovare nella gentilezza una possibilità nuova. Ho capito sulla mia pelle che avevo sempre una scelta che potevo fare, che era quella di impattare in qualche modo con un po' di aggressività e quindi potevo ottenere delle cose, oppure invece semplicemente usare parole nuove. E questa è stata la differenza grande che mi ha cambiato, che poi ha fatto di me una persona diversa, a poco anche approfondendo studi, ricerche di consapevolezza, e qui Assunta sa di che cosa parlo, nel senso che da molto tempo noi facciamo anche dei cammini insieme, che non sono solo cammini fisici, ma sono anche dei cammini
come dire, di condivisione morale, psicologica e di affinità, direi, e mi hanno davvero portato su nuove strade. E oggi non mi è più così difficile. Certo, all'inizio bisogna allenarla la gentilezza, è davvero una competenza. Assunta, hai proprio nominato Assunta, che pratica giornalismo costruttivo, un giornalismo che dà ampio spazio alla gentilezza e alla gratitudine anche. E con questa risonanza di argomenti deve essere stato facile per te, Assunta, scrivere la prefazione di questo libro. Frizzata o... Allora, intanto grazie. Come frizzata? No, non mi sentite? Mi sentite? Vado. Vai. Vado. Ok, scusate, ma cioè, la connessione oggi che è ballerina. E grazie intanto Claudia per questa domanda. Sono contentissima di essere qui per celebrare il tempo gentile di Barbara. E allora, è stato semplice, mi chiedi. Per alcuni aspetti sì, nel senso che conosco Barbara, conosco come lei stava raccontando i suoi percorsi, soprattutto degli ultimi anni, molti condivisi le nostre chiacchiere, quindi sapevo anche che cosa volesse che ci fosse in questo libro. Ho avuto la fortuna di leggiucchiarlo un po' prima e quindi questo sicuramente mi ha aiutato. E poi certamente gratitudine, gentilezza, empatia sono tutti valori che fanno parte di un giornalismo che va lento, si prende cura del pubblico e delle storie. Quindi indubbiamente ci sono tantissime affinità. Anche proprio lo stile narrativo di Barbara, che naturalmente arriva dal giornalismo e quindi in qualche modo apporta anche quell'approccio alla narrazione. Quindi è stato facile per questi aspetti, diciamo che è sempre complesso perché sono tematiche, spesso di questo parliamo anche con Barbara, che o si snaturano perché se ne parla in maniera un po' troppo superficiale delle volte, oppure le persone ne hanno ancora tanto timore, soprattutto associati a tematiche come il giornalismo. Quindi vi lascio immaginare la difficoltà di poter dire che il giornalista può essere gentile, empatico, ascoltare, accogliere, eccetera. Quindi ha avuto questi due momenti, però sono stata molto felice di scrivere questa prefazione, soprattutto perché mi ha portato a riflettere su diversi aspetti e quindi mi ha aiutato anche a riunire dei puntini dentro di me, insomma, come sempre accade, no? Quando si condivide. Quindi è stato un momento anche di condivisione, se vogliamo. Quindi, grazie Barbara per averla chiesta. Ah, grazie a te, amore. E adesso sentiamo l'editore. La Traccia Buona è una casa editrice giovane che porta già nel nome tanti, tanti buoni propositi. E Daniele Greco, qual è stata la tua prima reazione quando hai letto il libro di Barbara per la prima volta? E poi cosa ti ha spinto a pubblicarlo? Ma semplicemente sono stato molto contento di leggerlo. Sono stato molto contento di leggerlo perché è bello, è bello e mi aspettavo che fosse bello. E quando qualche mese fa abbiamo cominciato un po' a pensare alle parole chiave anche della casa editrice, aiutata anche da Barbara e da altre amiche che si sono prestate molto a questo lavoro di condivisione, una delle frasi che a cui tenevo di più era l'idea di poter proporre dei contenuti che dessero valore alle differenze, al rispetto e alla gentilezza. E per ciascuna di queste, insieme a altre parole chiave, per ciascuna di queste parole chiave era importante trasformarle non in un poster da appendere su una parete, ma avere qualcosa che rendesse chiaro che veramente crediamo in questo tipo di espressioni. E c'era solo una persona in quel momento che potesse esprimere al meglio questa espressione della gentilezza, ed era Barbara. Poi Barbara, anche se molto discretamente, sa che erano diversi mesi, insomma, che facevo
un po' la corte, perché mi piace l'idea di fare il piccolo editore che sogna i progetti e cerca la persona migliore per poterlo interpretare, no? Questa è stata la relazione che piano piano è cresciuta nell'ottica di scrivere, e poi quando le parole si sono cominciate a materializzare, insomma, è sembrato evidente che questo desiderio comune si stava realizzando, e sono anche contento dei riscontri che ne abbiamo in queste prime settimane, non nel senso commerciale del termine, ma nel senso di gratitudine che viene espressa da chi legge, perché, come accennava Barbara poco fa, insomma, la gentilezza è una competenza, ma è una competenza che non si acquisisce studiandola, si acquisisce praticandola. È solo praticandola che diventa sempre più parte di me stessi e porta quello che è il suo vero valore, cioè la bellezza per la propria vita e la vita degli altri. Grazie. Posso, sai che sono un po' rompiballe, no? Cioè adesso, anche se sono gentile, però posso dire una cosa, Claudia, me lo permetti? Volentieri. Quando Daniele mi ha proposto questa cosa, io ho cominciato, no, a lavorarci su. Poi noi avevamo una scadenza che era idealmente Book City. Poco più di un mese prima di questa scadenza, io ho detto: no, Daniele, guarda, cioè, dai, io non ce la faccio, nel senso che ho troppe cose in questo momento. Era un momento anche intenso, avevo lezioni in umanitaria, avevo veramente tanto da fare, avevo iniziato i workshop di benvenuto allo IED, quindi anche quello, cioè avevo da progettare corsi, ero in aula, non ce la facevo. E allora gli ho detto: no, guarda, rinuncio, non ce la faccio. E fa: ma che stai scherzando? tu non puoi rinunciare. E soprattutto è stato bellissimo, fa: guarda che ho già depositato gli ISBN. E ho detto: come? E quindi è stato bellissimo perché lì c'è stato l'editore gentile. Davvero sono davvero felice che ci sia al nostro fianco Daniele, perché invece mi ha sostenuta e ad esempio a un certo punto gli ho mandato poi, perché mi sono presa da Hubris, mi sono messa a scrivere e gli mandavo le prime cose, tipo il primo capitolo, come lo stavo organizzando, e lui mi scrive e mi dice: vai, ti sento ispirata. E allora anche questo era importante per me perché non mi sono poi sentita da sola. Io, ecco, vorrei davvero lodare questo atteggiamento di una piccola casa editrice indipendente, ma che dietro ha una grande forza, non solo della gentilezza, che è quella che ci accomuna, ma anche della responsabilità di coltivare un sogno insieme. Mi viene da dire così. Basta. Beh, è un bellissimo, una bellissima testimonianza e verrebbe voglia tutti di pubblicare un libro ora con la traccia buona e tutti. Oh, è scomparsa Assunta. Comparsa Assunta, vediamo se ritorna. Speriamo che ritorni da un'altra parte. Magari riesce, ma aveva la connessione molto bassa. Vediamo se scrive. Vai, intanto, io ci sono. Allora, intanto quello che si percepisce anche per chi non ha letto il libro è il fatto che la gentilezza non sono solo parole, ma è proprio uno stile di vita, sono atteggiamenti, è proprio un comportamento quotidiano. E questo si può allenare, come dici tu. Però volevo fare una domanda a tutti, visto che condividiamo tutti la gentilezza come stile di vita, quali sono per voi tre valori a testa che sono alla base della gentilezza? Potete Chi anche parte? copiarvi, Ah sì, possiamo anche copiare. Che bello! Sì! Comunque anche copiando si impara, eh? Cioè, meno male! È vorrei vero, dirlo si da docente, rafforza. esatto. Non so chi vuole. Vai Daniele, ti vedo. Daniele, partiamo Sì. dall'uomo. No, perché siccome stava massaggiando la ghiandola pineale, secondo me è un passaggio. No, mi vengono a mente
Intanto fedeltà, che è un'espressione piuttosto assortita per la verità, perché può richiamare tantissime dimensioni, tantissime sfaccettature, ma la collego alla gentilezza perché nello scoprire le dimensioni più vere di noi stessi, esercitarla vuol dire alimentare questa fedeltà a se stessi. Ecco. Il meccanismo virtuoso parte soprattutto da questo, cioè non è un'iniziativa a teatro, cioè sono indiavolato e prendo la postura dell'essere gentile, no, è un ricollegarsi con qualcosa di profondamente vero dentro noi stessi a cui diamo la possibilità di esprimersi. La seconda mi viene da dire semplicità, perché non è difficile esercitare la gentilezza, è fatta di tante piccole cose che si vivono momento per momento e che fanno da palestra poi per renderlo una sorta di stile di vita. E forse la terza la collego a felicità, perché alla fine non ce ne preoccupiamo, nel senso di farsene carico, di occuparci di questo tema, perché così è un aspetto vagamente filosofico di benaltrismo, ma proprio invece perché ci può aiutare in quella che è un'aspirazione legittima per tutti, quella di essere felici, che spesso con una riflessione ci condividiamo. Se c'è una domanda che mette in difficoltà chiunque è a bruciapelo, fammi un esempio di come può essere, che cos'è per te la felicità, no? Sul momento, Uwe, ecco, credo che esercitare la gentilezza ci possa aiutare anche a rendere visivo nei comportamenti di tutti i giorni che cosa davvero ci rende felici. Bellissimo, io me le sono segnate, poi me le scrivo, poi mi faccio un poster. Assunta. Ma allora, io direi come prima cosa l'umiltà, perché la gentilezza richiede proprio di fare un passetto giù dal podio per avvicinarsi alle persone, perché la gentilezza è avvicinamento, è ascolto, è partecipazione. La seconda parola è gratitudine. No, non vorrei essere ripetitiva nei miei anni di percorso di formazione e di lavoro, però la gentilezza è una forma di gratitudine. È come dire grazie alla vita, grazie alle persone, grazie alle cose che viviamo, quindi è un potentissimo atto di gratitudine. E l'ultima è ovviamente l'empatia, perché noi siamo gentili quando riusciamo a riconoscere l'altro e per riconoscere l'altro abbiamo bisogno di una buona dose di empatia che ci fa comprendere anche quando l'altro è in difficoltà. E quindi la nostra gentilezza può essere un aiuto, ma può essere anche quello che occorre fare in quel momento, al di là di quello che poi torna indietro, per aiutare, no? Perché chi è gentile tendenzialmente ha voglia di aiutare, che non significa accettare che tutto, insomma, nel senso, sia sulle nostre spalle, ma significa proprio mettersi appunto dalla parte, nei panni dell'altra persona, perché a volte la gentilezza può essere semplice, facile, insomma, da fare, ma altre volte può essere complessa, no? Quando siamo in dinamiche un po' particolari. Ecco, lì ci vuole una buona dose di umiltà e di empatia per poter attivare comunque la gentilezza. Grazie, Barbara. Grazie.
Grazie, grazie perché veramente, cioè, a me piace vedere quanto poi, come è successo anche in presenza, quanto riusciamo a essere in sintonia perché c'è verità, perché c'è autenticità e questo vorrei che fosse davvero un po' il filo conduttore sempre, perché è quello che veramente arricchisce. E non si va a cercare qualcosa di strano, ma semplicemente si lascia parlare quello che c'è dentro. E infatti mi ha colpito di quello che diceva prima Daniele, a un certo punto ha detto significa ricollegarsi a qualcosa di profondamente vero. Me lo sono appuntato perché mi ha risuonato tantissimo. E invece per quello che ha detto prima Assunta sull'umiltà, come avvicinamento e ascolto, come vicinanza all'altro, no? Questi sono elementi che secondo me sono molto, molto vicini l'uno all'altro. E allora le mie tre parole, tre valori, insomma, sono il primo sicuramente fiducia. Perché ho imparato, come dicevo prima, ho avuto la fortuna davvero di crescere in un ambiente gentile, sicuramente, dove la fiducia era qualcosa che si respirava, fiducia nell'altro, fiducia nelle tue possibilità, credere, no? E questo penso a quanto straordinario, impatto possiamo avere sulle nuove generazioni, in casa, con gli altri, se la gentilezza è anche fiducia. E penso a davvero al lavoro che possiamo fare quotidianamente quando in ogni nostro contatto, in ogni nostra, in nostro appuntamento possiamo entrare con fiducia e non entrare pensando che quella persona magari ci deve dire qualcosa che non ci piace, o anche in quell'occasione si possono trovare dentro di noi le parole giuste. E quando dicevo che la gentilezza è una competenza, intendevo anche questo, perché mi sono accorta seguendo diverse persone e anche accompagnandole, ad esempio, anche nei percorsi in azienda per accompagnarle in una comunicazione più gentile, che non è scontato che tutti noi abbiamo gli strumenti per essere gentili. Cioè, può essere che noi non riusciamo a dire, al di là di avere, come abbiamo noi, un po' competenza con le parole, no? Perché siamo giornalisti, perché c'è un editore, insomma, comunque le parole fanno parte del nostro background e anzi della nostra vita. E quindi non è così scontato che tutte le persone abbiano a disposizione un vocabolario gentile e ci sto lavorando su questo perché credo che sia il futuro di qualcosa che ho in mente perché bisogna aiutare le persone. Quindi dentro questo aspetto c'è la fiducia. Prima di tutto farsi come una piccola doccia di fiducia, direi, no? Immaginate una luce bianca, prendete la cornetta della doccia, doccia bianca prima di una telefonata, doccia bianca prima di un incontro, doccia bianca prima di un meeting come questo, che sia online, che sia in presenza. La seconda parola, valore che mi viene in mente è la gioia. La gioia è considerata, secondo alcuni modelli, nelle emozioni primarie ed è l'unica emozione positiva primaria rispetto a tutte le altre che sono negative. E questo ci dovrebbe far riflettere, perché vuol dire che gioia, forse anche in contrapposizione a dolore, paura, tristezza, no? Cioè che sono le altre emozioni primarie. La gioia è qualcosa che dovremmo fare nostra perché qualunque cosa può cambiare, cioè se indossiamo, come dire, il filtro, gli occhiali della gioia, qualunque cosa può davvero cambiare davanti ai nostri occhi. E non è poco, perché le giornate non sono sempre all'insegna della positività, no? E invece avere fiducia e mettere il filtro della gioia ci permette di guardare le cose con una luce nuova. Altro aspetto che mi viene in mente è che molto spesso noi abbiamo delle emozioni tiepide. E perché tiepide? Cioè,
Tu mi conosci bene, Claudia, io non ho reazioni, anche Asso, devo dire, anche Daniela, ormai mi conoscete, ma anche perché sono abbastanza libro aperto, quindi è difficile poi, insomma, non capire quello che sento, nel bene e nel male, perché poi se ho da dire qualcosa lo dico con grande serenità, ma con gentilezza e con fermezza, perché anche su questo ci terrei a mettere un piccolo appunto, la gentilezza non è una debolezza, anzi, la gentilezza è grande assertività, perché se io so che posso almeno con tutta l'umiltà del mondo, ma poter dire quella cosa perché ci tengo, perché fa parte di me, perché in quel momento è il mio sentire, ben venga. Ed ecco perché una reazione tiepida è una reazione mascherata. Cioè, preferirei avere una reazione che magari è che contempla la gentilezza, ok, ma che in qualche modo dà una risposta anche o gioiosa o di tristezza, o di, cioè un po' più definita, che invece noi siamo un po' tutti così, siamo tutti con la nebbietta intorno, no? Invece no. Senti, la milanese che c'è in me ha detto nebbietta comunque, non so se Nebbietta. nebbietta, no, nebbietta sarebbe, va bene. Terza e ultima parola è energia. Energia perché, e qua Claudia, davvero mi sento molto in sintonia con te, con la vostra scuola di entusiasmo, no? Cioè, energia è mettere se stessi in quello che si fa, anche se magari è faticoso, anche se non sono al top delle mie forze, anche se quel lavoro non mi piace proprio tanto, ma è importantissimo creare quelle basi per anche conoscere quelle risorse che sono dentro di noi alle quali possiamo attingere per tirare fuori un po' di questa energia. E credo che sia veramente un po' alla base nel libro, ad esempio, c'è un esercizio che mi piace far fare molto, molto spesso sia ai miei mentee, che sono le persone che seguo in percorsi individuali, ma anche in aula, che è proprio la matrice dell'energia. Riconoscere quali sono le cose che ci fanno stare bene, e quindi che ci danno energia sia nella vita che nel lavoro. E riconoscere quelle cose che invece in qualche modo, insomma, ci sottraggono energia, sono un po' energivore, no? Ci portano via un po' di forza. Perché è così importante? Perché sono convinta che quando noi abbiamo consapevolezza di questo, possiamo anche scegliere quanto tempo, ed ecco, torno al tema del tempo, no? Quanto tempo dedicare a quelle cose lì, perché si può scegliere. Ad esempio, io confesso che nel tempo ho imparato ad osare alcune persone, cioè la frequentazione di alcune persone, che in qualche anche molto vicine, cioè anche davvero familiari, ma che a un certo punto ho amore per loro e quindi sono contenta di starci assieme, ma quando esco magari da quelle occasioni di incontro, esco che sono un po' come dire con il sudore alla fronte, dico ok, allora bisogna anche lasciare andare, metterci un po' di spazio. E pensate così con i colleghi di lavoro, con i collaboratori e poi si impara anche qui a essere più gentili, perché quando si mette uno spazio in mezzo si impara a essere più gentili, perché in quel momento siamo con loro, per loro, ma sappiamo che poi c'è tutto un altro mondo fuori, come diceva qualcuno, no? Quindi Grazie Barbara. Quindi la gentilezza possiamo allenarla. E nel tuo libro ci sono anche esercizi. Non è che ce ne oh. puoi proporre uno che possiamo fare noi quattro, ma anche chi ci sta guardando. Guarda, sì, faccio un passo soltanto indietro perché ci sono dei commenti che so che tu non riesci a No, io non vedere. riesco a vederli. Quindi li sto prendendo. Allora, intanto Maria ci dice buongiorno, poi c'erano anche Emanuela Baldini, poi c'era, ringrazio Alberto Cavallo, Irene Ferraresi, Giuseppe
Sferrazzo, Elena Cosentino, Donata sempre con noi, grazie Donata Bella, Renza Bergamaschi. Renza dice che a Parma nel 2000 è stato fondato il Movimento Italiano per la Gentilezza. Quindi grazie di questa E informazione. di mettersi in contatto con me se viene da Esatto, sul parte. territorio, se fai parte di questo movimento, abbiamo Claudia, quindi bellissimo. Poi invece sempre Maria, scusate, mi arrivano delle notifiche, dice che rinfrescante sentire queste parole. Beh, grazie Maria, ne sono molto, molto felice e onorata davvero. Allora, un abbraccio anche da me, certo, ciao Vanessa, no, perché scusa, non vedendo, allora le persone si sentono chiamate in causa, grazie Vanessa che sei qua, grazie di cuore. Vanessa sa, insomma, quindi l'abbraccio è assolutamente ricambiato. Allora, io vi propongo questo che vi ho fatto, che la matrice dell'energia è una cosa che potete davvero fare, quindi prendete un foglio bianco, ma poi vi faccio fare un'altra cosa. Prendete un foglio bianco, sì, perché faccio fare un'altra cosa, Ovviamente. ovviamente, no? Tanto lo sapete che io non sono mai una... Vulcanica come sempre, Brava, no, esatto. non so stare nei ranghi, ma me lo dicevano, mi hanno definito puledra selvaggia quando ero ragazza, adesso nonostante l'età, vedo che insomma vado avanti così. Quindi immaginate un foglio bianco, lo dividete proprio con una croce in quattro quadranti, in alto scrivete vita, in basso scrivete lavoro, a sinistra scrivete meno, a destra scrivete più. In questo modo potete scrivere, se vi va appunto farlo adesso, magari potete in proprio qualche secondo mettere qualche parola che già vi risuona e in qualche modo sentite che c'è qualcosa che vi toglie energia nella vita come nel lavoro, qualcosa che invece per voi è prezioso. Può essere anche un'immagine, perché non ci focalizziamo troppo e soltanto su persone, cose, situazioni, esperienze. A volte ci sono delle immagini, e per me, ad esempio, scusate, un altro leggo un messaggio di Sabrina. Ma che meravigliosa sorpresa! È un piacere ritrovarmi. Ciao, ciao Sabri, bellissima, bellissima. Dicevo, quindi anche un'immagine. Molto spesso quando ci sono, e funziona tantissimo, ad esempio, anche per persone che hanno delle situazioni un po' pesanti da vivere, no? Anche dei momenti di attacchi di panico o difficoltà grandi, ritornare ad un'immagine che noi riconosciamo per noi essere di calma, di pace, appunto, che ci dà linfa, è straordinario perché abbiamo l'opportunità di staccare da quello che stiamo facendo e di tornare con la nostra mente a quell'immagine. Dico questo perché, ad esempio, per me questa immagine è in particolare un campo tipo grano, con il vento che muove davvero le spighe di grano e dentro le spighe di grano qualche papavero. È un'immagine che io ho un po' romanzato di quando ero bambina e i miei nonni mi portavano sui monti, che era in alto, insomma, dove c'era il podere dei miei nonni, e quando ero molto piccola io mi sedevo in un angolo all'ombra, la mia nonna e il mio nonno lavoravano e io stavo lì seduta a guardare quello che facevano. E ricordo in particolare una volta che mio nonno sotto le piantine di patate trovò un cucciolo di leprotto e quindi me lo portò e io da bambina sono rimasta, però scappava da tutte le parti questo leprotto, non voleva tanto stare con me e quindi è stato bellissimo perché ricordo proprio e ce l'ho nella memoria, perché poi le memorie delle cose belle, se noi le viviamo intensamente, rimangono con noi segnate nelle nostre cellule. Per cui io ricordo il pelo morbido davvero di quel coniglietto, di quel leprotto, ricordo l'affetto del mio nonno che me l'ha portato perché era una cosa bella, ricordo davvero quel calore, tepore che c'era intorno. Ecco, le parole di mia nonna che scambiava con mio nonno, dicevo: ma no, perché magari si fa male?
E quindi erano queste cose che però restano davvero con noi. Quindi recuperatela un'immagine davvero, e adesso lo faremo magari insieme con una brevissima visualizzazione. E per finire, nella parte comunque passa anche il lavoro, no? Quindi trovate che cosa vi dà effettivamente energia e che cosa ve la toglie del lavoro, proprio per prendere un po' le distanze. Leggo un altro commento. Manuela Baldini dice: io vorrei tanto essere gentile, ma purtroppo ho degli scatti di nervoso se non mi capiscono al volo. Cosa più sbagliata? Come posso fare per migliorare? Allora, Manuela, intanto se ci sono degli scatti di nervoso significa che forse non è tanto quello che sta succedendo in quel momento a farti venire quello scatto, ma è qualcosa che è un pochino più profondo. Il mio suggerimento è di trovare dei momenti di spazio per te, di tempo gentile per te, fatto anche di tranquillità, respiro, stare seduta, leggere una pagina di un libro, contare. Una cosa che dico sempre è che il tempo gentile è anche, Manuela, quello spazio che intercorre tra lo stimolo che noi riceviamo dall'esterno, che quindi può essere buono o cattivo, ok? E la nostra azione, che non è in questo caso una reazione, ma è proprio un tempo gentile che ci fa scegliere la migliore opzione in quel momento. Vuol dire contare fino a 10, diceva la mia mamma. Mia mamma mi diceva: conta fino a 10, perché ero da bambina, ero abbastanza, insomma, ricordo che ho fatto le mie scalmanate, quindi lei mi, con grande serenità, mi anche perché mia mamma era molto ferma, un bel generale, quindi cioè, o così o pomì, come si diceva, non è che avessi tante chance, dovevo rimettermi in riga. Quindi, Manuela, il mio suggerimento è tempo gentile, davvero, hashtag tempo gentile, aspetta e prenditi quel momento. Allora, sono andata un po' lunga perché ho detto tante cose, però volevo farvi fare questa cosa, Claudia, se me lo permetti, insomma, mi permetterete questo sgarro di fare una piccolissima respirazione, ok? Allora, prego, Manuela, sono contenta, spero che ti sia utile, se no, insomma, scrivimi, commentami così so chi sei e dove trovarti. Allora, vi invito a chiudere un attimo gli occhi, a trovare una posizione comoda per voi e a portare la vostra attenzione al respiro. Non è un caso che si cominci sempre dal respiro, perché il respiro è casa, il respiro è rifugio. Se ci pensate, noi entriamo nella vita, nel mondo, con una inspirazione e lo lasciamo con una espirazione, e tutto in mezzo c'è la nostra vita. Allora il respiro è importante. Provate a capire dov'è in questo momento il respiro. Se è un respiro concitato, affannoso. Se è un respiro alto, se è un respiro basso, di pancia. E allora per ascoltarlo meglio, portiamo le mani una sopra l'altra, poco sotto l'ombelico, sull'addome, circa quattro dita sotto l'ombelico, e respiriamo con la pancia. Proprio quasi per spingere le mani in fuori. E questo tipo di respirazione è molto importante ed è molto calmante. È il respiro che hanno i bambini. Se osservate un bambino che dorme piccolino, anche nella culla, respira proprio con la pancia. Quando sentite che è un buon momento, portate invece le mani, sempre una sopra l'altra, all'altezza del cuore. Il cuore potente, il cuore nella medicina tradizionale cinese è definito l'imperatore.
Anche l'imperatore ha bisogno di tutti gli altri organi per governare al meglio. Provate a sentire in profondità. Magari riuscite anche a individuare il vostro battito. Ed è un dono. Respirare in coerenza con il nostro battito cardiaco. Fate un respiro profondo e ora con due dita, l'indice e il medio, toccate il centro della fronte. Questo ci aiuta ad attivare questa zona e a portare la nostra attenzione proprio, a concentrare quindi la nostra energia su questa zona. Respirate in questa zona. E concentratevi sulla superficie della pelle a contatto delle dita. Fate un bel respiro profondo. Espirate. E quando sentite che è un buon momento, potete aprire gli occhi. State bene. Benissimo. Grazie, grazie. Mi farebbe piacere veramente sapere anche nei commenti. Maria intanto ci ha salutato perché deve andare al lavoro e comprerà il libro. Allora Daniele, grazie Maria, mi piacerebbe davvero, basta una parola. Se mentre abbiamo fatto questi pochissimi minuti davvero di consapevolezza, e non li definisco neanche meditazione, insomma, di consapevolezza, se consapevolezza gentile, dai, così mettiamo un aggettivo a questa cosa, se qualcuno ha pensato e quanto ha pensato, se sono arrivate delle parole. Mi piacerebbe molto sapere questa cosa. Anche Da noi tre? da voi tre, intanto. Io chiedo anche a chi ci ha seguito e chi ci segue ancora. Avevate delle parole, avevate delle immagini oppure niente? Va tutto bene? È Sì, proprio. Sì. io ti ascoltavo e poi cercavo di percepire tutto, quindi mente bianca proprio. Grazie. In realtà era la risposta che mi sarebbe piaciuto sentire, ma perché è per farvi capire come, poi sento anche Assunta e Daniele, perché è importante sapere che si può fare, cioè questo tempo, il tempo gentile esiste per tutti noi, va allenato. E qualcuno mi dice anche dei miei mentee, guarda, comunque fa quando ti ascolta hai la capacità davvero di rilassarmi, e forse è vero, questo è il potere un po' della mia voce, però potete fare lo stesso amandovi un po' di più, e quindi si può fare. Grazie Claudia, Assu, per te. Guarda, anche per me, Barbara, ho sentito proprio una sensazione di silenzio, e se non appunto il battito che sentivo molto forte, il respiro era calmissimo e non ho avuto né parole né niente, vedevo una luce bianca proprio, quindi era proprio bianco, sì. Mamma, grazie, grazie, sei bellissimo. Daniele. Ma ho sentito un momento di delicatezza nei confronti di me stesso, insomma, di attenzione, di prendersi cura, che magari in questa fascia oraria non è il primo pensiero che normalmente viene, per cui mi sono sentito particolarmente a mio agio. Ci sono
dedichiamo, deputiamo solo alcuni momenti, magari già lo facciamo con fatica, di avere cura di noi stessi, forse basta qualche istante, no? Non serve chissà quale No. attrezzatura o Esatto. contesto. Grazie Daniele, esattamente questo, no? Cioè, vedete come basta veramente poco per prendersi cura. Tra l'altro le tue parole risuonano anche nei commenti. Claudia, li leggo io perché non li riesci a vedere. Michela Russo dice grazie, c'è tanta fretta e nervosismo in giro, è stata una coccola, cuoricino che vibra, quindi bene, grazie. Giuseppe Sferrazzo che dice l'immagine prevalente nella mia mente è stata quella di un vento pacato. E quindi grazie Giuseppe, bellissimo anche questa immagine. Irene Ferraresi dice grazie, complimenti. Luisa Rita Staccini dice arrivo lunga ma ci sono. Quindi bene, insomma, è bello. Insomma, grazie, io sono contenta se ho seminato ancora una volta una possibilità di prenderci del tempo gentile per noi. Io credo che sono super contenta. Grazie a voi. A te, Claudia. Grazie a voi intanto per aver portato messaggi della gentilezza in rete, che si sa che è il modo migliore per arrivare ovunque. E prima di chiudere però questo collegamento, volevo sentire da Daniele dove trovare il libro, dove lo possono trovare. Sì, il libro si trova in tutti gli store online e con un pochino di tolleranza anche in libreria. Penso che come gran parte delle piccole case editrici, non è semplicissimo essere presenti fisicamente, immediatamente con il libro sugli scaffali. Però è ordinabile perché è presente da tutti i principali distributori dell'editoria italiana, per cui Quindi posso fare se anche trovate un niente. interlocutore gentile, non ha problemi a farvelo arrivare, a ordinarlo e farlo arrivare in 1 o 2 giorni. Se non è Ottimo. gentile, gli potete suggerire di leggere il libro perché Tenerlo in casa, qualcosa allora ti non va. serve tenerlo. Bravo, a maggior ragione insistete perché è doppiamente opportuno per voi e per chi dovrebbe prestarsi. No, Ottimo. se mi posso permettere, Claudia, credo che l'esercizio dia anche un'altra bella indicazione sul testo. La gentilezza stessa come cordialità verso il mondo esterno è una piacevole conseguenza di questo libro, ma non è un manuale di buoni sentimenti, di buoni comportamenti. Azzardo una parola che va messa in questo contesto perché altrimenti ci metterebbe fuori strada, è anche sono pagine che invitano a un filo di sano e delicato egoismo, nel senso di rivolgere un po' più di attenzione nei confronti di se stessi. E il titolo non a caso identifica il tempo gentile nei propri confronti. Gli esercizi e le parole che Barbara condivide nelle pagine sono un invito a girare la camera verso noi stessi e ritagliarsi il tempo che troppo spesso crediamo di non meritarci. E invece l'invito è soprattutto questo. Ci saranno altre pagine dedicate al valore etico o al che è una cosa importante, però in questo caso è un risultato la cordialità nei dintorni. Infatti Barbara ha fatto cenno, lo spiega, ci sono diverse pagine dedicate a questo, al libro, nel prendere le giuste distanze da ciò che non ci nutre, che non va scacciato, ma va riletto con tutto il garbo possibile, ma se una cosa non nutre, allora riflettiamoci un pochino sopra. Che è molto costruttivo, mi viene da dire Daniele, no? Assu. È molto costruttivo, Assolutamente. a partire davvero dall'esercizio
amicizie a partire da Anche quello. da sì, ma proprio anche costruttivo per il nostro benessere, perché proprio questo è un tempo, secondo me, in cui dobbiamo davvero tornare a noi, ma perché tornando a noi poi riusciamo a esserci e a Dare, dare agli a altri, dare, no? sì. E quindi noi siamo sempre il focus di tutto, no? Quindi ritornare veramente a casa, come ci hai fatto tornare tu prima con il respiro, è proprio un'immagine sempre potente, perché torni da te per poi essere migliore per poter poi stare nel mondo nel modo migliore, no? E lo so che è un'immagine che spesso viene utilizzata, però quella dell'aereo, di quando ti dicono delle mascherine, indossala prima tu e poi falla indossare agli altri, anche fosse tuo figlio, insomma, è proprio sì, è un'immagine che spesso viene citata, ma è davvero la più potente, secondo me, che ti fa capire come anche in un momento critico, se non torni da te, difficilmente puoi essere d'aiuto e puoi portare gentilezza, puoi portare gratitudine, perché se non stiamo bene noi siamo arrabbiati, siamo frustrati, abbiamo paura, insomma, o quantomeno riusciamo a provarle lo stesso queste emozioni, ma ad arginarle, ascoltarle, ad accoglierle, magari a trasformarle. Grazie, Assu. Sì. Grazie. Grazie a voi. Altri commenti, Barbara, prima di chiudere? No, No? abbiamo chiuso, davvero, Abbiamo davvero. chiuso. Allora, Scuso. grazie a tutti, grazie a chi ci ha Grazie. seguito e grazie a voi. Un abbraccio e Grazie. comprate il libro. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi, un bacione. Ciao. Ciao, ciao, ciao.